ragazzo dello scambio di opinioni, ma diciamo io ho cercato di parlare il più chiaro possibile mettendo in campo quelle che sono le ipotesi di lavoro del governo. Che ci sia uno sforzo in atto è evidente, non, devo dire che non siamo particolarmente in difficoltà perché stiamo invertendo la tendenza, cioè rispetto al quadro tradizionale. Non, è una materia molto, molto, molto complicata trovare il punto d'equilibrio, come si è visto anche in discussione di questa mattina, però diciamo rispetto all'impostazione storica con la quale si è affrontata la materia finora, il Parlamento prima e l'atteggiamento del governo è diciamo piuttosto coerente nel tentativo di dare una novità. Da questo punto di vista non prendo a riferimento il Job Act, prendo a riferimento il tabacco, nel senso che noi che è più diciamo simile, nel senso che noi abbiamo fatto la delega sull'applicazione della delega sui tabacchi, l'abbiamo portata nelle commissioni parlamentari, ne abbiamo discusso con le commissioni parlamentari, abbiamo accolto una serie di cambiamenti e alla fine il prodotto è stato assolutamente condiviso con il Parlamento, con le due commissioni. Penso di fare la stessa cosa anche qui. Aggiungo anche che come decisione parlamentare condivisa dal governo ci sarà a un certo punto dell'iter un seminario pubblico istituzionale molto ampio con tutti i soggetti, proprio come abbiamo fatto per il tabacco, proprio per confrontare ad un certo punto dell'itinerario, quando le commissioni avranno fatto una prima scrematura delle loro opinioni, per confrontarle con tutti i soggetti, quindi dando anche una forza e una sorta di, diciamo, di completezza al ragionamento. In questo senso, le dico soprattutto Emilia, quella sarà una sede nella quale un pezzo del ragionamento che non compete strettamente alla delega fiscale, ma che è assolutamente pertinente, bisogna che emerga. Cioè, quando noi abbiamo discusso dei tabacchi in quel seminario, ci siamo accorti che c'era uno scarto tra quelle che sono le indicazioni mondiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quello che era, diciamo, l'atteggiamento del Ministero della Salute italiano relativamente alle sigarette elettroniche. E noi abbiamo a disposizione solo, in quel caso non era male, ma solo quello che ci diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi tutto il tema ludopatia diciamo e collegati, gestione delle risorse, perché francamente che adesso io con il Ministero delle Finanze già faccio fatica a trovare, ma una volta che ho trovato 200 milioni mi metto anche a discutere dove io infatti prima ho precisato che discutiamo con chi e come. Ho scartato una tesi iniziale che era quella scambio diretto singolo comune con ricavato, perché poteva sembrare uno scambio improprio, no? Ti do tanti soldi perché tu mi metta le macchinette, la discussione se le metti o no la facciamo tra un minuto ed è un'altra, ma non mentre invece va studiata quindi dove collocarla. Peraltro Emilia si ricorda che anche nella stessa collocazione dei 50 milioni ci fu una discussione parlamentare, quindi c'è una parte che riguarda gli aspetti, chiamiamoli collaterali, centrali dal punto di vista strategico, ma collaterali alla delega che vanno affrontati. E uno di questi è quello della tessera del giocatore, di cui si è parlato. Francamente io ve lo dico sinceramente, non me la sento, come dire, in coscienza di chiudere questa discussione in questo decreto, a meno che nel frattempo non emergano, diciamo, delle consolidate opinioni sufficientemente chiare. Mentre invece credo che nel momento in cui noi decidiamo che tra due anni sostituiamo una buona parte di macchinette
attuali con 9 macchinette totalmente elettronica e controllo remoto, in quella nuova macchina probabilmente il tema diciamo della testa del giocatore in senso lato può essere affrontato, perché è anche un problema di progettazione tecnologica della macchina. Quindi se non riusciamo nella delega fiscale, se nei prossimi 6-8 mesi, quando noi dovremmo mettere a punto le direttrici tecniche, no, delle nuove macchinette, potessimo affrontare questo aspetto, penso che sarebbe molto utile. Ovviamente è inutile che adesso la faccia lunga, voi sapete bene i pro e i contro, sapete bene dove è il punto limite e sapete bene che l'identificazione di elementi sensibili sulla privacy è un punto delicato. Io non credo che competa a noi, no? Di deciderlo. Secondo me non compete neanche al gestore, ma non è questo che si intendeva. Il gestore però qualche controllo può fare, perché l'idea della totale responsabilizzazione è se no non le metti, o ti assumi la responsabilità, perché quando tu in un bar un tabacco e metti delle cose che non sono vendita di bar e tabacco, anche no, ma sono delle cose specifiche che aumentano la responsabilità sociale tua, te ne assumi le conseguenze e ti prendi il carico responsabile di questo aspetto. Da qui un elemento sanzionatorio più ampio, che non risolve il problema, ovviamente non è che abbiamo risolto il problema, però francamente può consentirci di fare un passo in avanti. Quindi sulla testa del giocatore approfondiamo, lavoriamoci e studiamo bene tutti i risvolti della materia, che sono piuttosto delicati e che hanno anche delle conseguenze tecnologiche. Per quanto riguarda invece i controlli, sì, guardate, allora, diciamo, insomma, fino a che non c'è stata fino a che non c'è stata la sentenza del 23 gennaio, c'era un'incertezza giuridica. Cioè, tu cosa fai? Mandi il controllo. No, il controllo fa l'intervento, va in magistratura, la magistratura, siccome a Bruxelles c'è non è chiaro, ti gestisce, e quindi abbiamo un problema. Da qui la scelta di mettere l'88 in maniera generalizzata. Ma attenzione, per esempio, annuncio questa cosa, le gare dei corner, delle scommesse, scadono più o meno tutto il prossimo anno. Io per esempio penso, la mia opinione personale, che si potrebbe anticipare il bando di gara, non la gara, anticipare non si può, anticipare il bando di gara il più presto possibile, rendendo evidenti modalità più stringenti, in maniera tale che noi ci attrezziamo ad un sistema di controllo, perché abbiamo fatto la possibilità di emergere, ci è arrivata la sentenza, sono emersi il 2005, adesso ti piazzo le nuove regole del bando, no? Se tu ti vuoi adeguare a queste nuove regole puoi emergere anche ancora, dopodiché basta, e a quel punto però anche dal punto di vista legale noi costruiamo un dispositivo che, diciamo, riduca il margine di incertezza giudiziaria, e dopodiché anche i nostri giudici abbiano una strumentazione legislativa la meno incerta possibile. E questo è un tema che è un passaggio che andrebbe fatto. Per quanto riguarda invece, e vengo alle questioni, diciamo, più larghe della nostra discussione, ma intanto rispondo subito, sì, la questione dell'IVA lo sa che è un tema controverso, nel senso che in parte c'è, in parte non c'è, non la metterei sul rapporto posti di lavoro IVA, però no, perché sa perché io ho l'elenco dei gestori che mi stanno dicendo che con questi provvedimenti che sto prendendo si provocheranno decine e decine di perdita di posti di lavoro, perché io sono poveri, gestori. No, io parlo di chi ci lavora, perché ovviamente oltre alla riduzione delle macchinette, l'introduzione del ricavo a margine,
che è l'altra cosa di cui ne abbiamo parlato stamattina, comporta una compressione della filiera, quindi c'è una ristrutturazione vera e propria del settore. E mentre invece sui due punti caldi, quelli della pubblicità e quelli del rapporto con i comuni, allora sulla pubblicità io ho espresso delle preoccupazioni. Io ho dato indicazione ai nostri uffici di domani, credo in queste ore, di andare a Bruxelles dicendo esplicitamente, non a chiedere il permesso, perché io non ho detto che Bruxelles ci impedisce, no, noi siamo liberi di, io sono preoccupato che se ed esprimo a voce alta una preoccupazione, di dire a Bruxelles che se l'indirizzo di Bruxelles fosse verso un'assimilazione del gioco ai, e quindi favorendo questa linea, a quella dei tabacchi, il governo italiano è pronto a un'applicazione totale. Adesso, che cosa nasconde, chiudo di prova per modo di dire, che cosa nasconde questa battuta a Bruxelles? Nasconde una domanda indiretta del tipo: se io vado verso una direzione, tu, e ci fosse poi un ricorso, tu come ti muovi? Cioè, non è che è contrattabile questa cosa, ma è chiaro che è un ragionamento che tu sviluppi. Cioè, quindi noi cerchiamo di costruire un contesto che ci porti verso quella direzione. Nel frattempo, voglio dire, se nel Parlamento, come sicuramente emergerà, la discussione fosse intanto affrontata ragionando sulle questioni dello sport, io penso che sarebbe già un passo nella giusta direzione. Per quanto riguarda invece la questione del rapporto con i comuni, che è appunto la cosa politicamente più delicata, premesso che io sono convinto che dobbiamo trovare una soluzione condivisa, perché se no non funziona, ma condivisa però, condivisa, non reciproco. Premesso questo, se la linea è, mettiamo a fuoco il punto critico, tutto il resto si risolve. Se la linea è che il risultato di una serie, per le ragioni serissime che ha detto lei, no? È che noi abbiamo Milano, la Lombardia, Genova, il Veneto, Venezia, aree non slot, la discussione è finita, no? Nel senso che è un'altra linea, no? Cioè la mia linea non è, la linea del governo non è una linea non slot, no? Per forza, perché se no, la linea del governo è ridurre l'offerta, razionalizzare i controlli, realizzare, ma a questo punto dobbiamo trovare il punto d'incontro, perché se io guardo le disposizioni, no, ma è di merito la discussione, perché se io in Italia applico le distanze tutte, no? Cioè il mio comune, non quello da cui vivo ma quello da cui vengo, il comune di Venezia, no, ha fatto l'altro giorno una cosa bellissima, ma lui c'è il casinò però, cioè ha fatto presto a decidere che lontano dai cimiteri, dagli oratori, dopodiché 500 metri da tutto ciò è uno slot, non è regolazione. A quel punto, se è uno slot, è un'altra linea, e questo è il problema, perché se il risultato finale della riorganizzazione, del ripulire 80.000 macchinette, del razionalizzare gli interventi delle gaming hall, è che il gioco finisce, allora è chiaro che abbiamo un problema, perché a quel punto sì, la questione fiscale mi ritorna in ballo e mi casca addosso tutta, no? in un modo assolutamente rilevante. Se invece ha accettato il principio che la equa distribuzione del territorio, poi vediamo che cosa significa la equa distribuzione, può consentire a un gioco regolato, nella misura in cui lo valutiamo essere diciamo realizzato, di essere distribuito nel territorio, io l'unico accorgimento che ho detto prima è quello di evitare la concentrazione in aree sfidate, no? E siamo, però guardate che l'Italia non è tutta come ve la rappresentate voi qua, guardate che è lunga ed è complicata, e questa tesi, quindi vediamo insieme di cosa. Aggiungo anche un elemento, non fraintendetemi, non è strumentale questo per dirvi,
Noi dobbiamo anche evitare non solo zone franche e zone luci rosse, dobbiamo evitare comuni lo slot e comuni che diventano nuovi luoghi che attraggono, approfittando che i comuni limitrofi, no? E diventa, perché anche quello è sbagliato, no? Quindi la regolazione, per questo personalmente vi anticipo un'opinione soggettiva che è ancora tutta a disposizione, perché mentre il dibattito è tutto sulle distanze, per questo io non ho scartato l'altro giorno nel dare i pareri in Parlamento alla proposta che veniva da 5 Stelle, con cui spartiscono normalmente quasi niente tutti i giorni, relativa al fatto che hanno proposto che il criterio di distribuzione sia collegato a un rapporto cittadini, cioè abitanti, non lo so, lo studieremo, per dire che io non sono contrario ai criteri, ma dei criteri di distribuzione, le cose degli orari diverse, no? Perché cioè, quello che a me interessa, devo dire la verità, è la distribuzione, perché poi gli orari, quello che a me consente di trovare, per essere chiari, il punto di mediazione tra la tutela della salute pubblica, la lotta all'illegalità e l'interesse pubblico, è che ci sia una equa distribuzione. Se c'è un'equa distribuzione, la questione degli orari è più facilmente gestibile, perché lo scarto, insomma, è sufficientemente relativo. È chiaro che sì. Allora, in questo senso, io penso che noi dovremmo metterci proprio a tavolino. Io non ho dubbi, cioè, ripeto, ho già chiesto all'ANCI di poter fare un incontro, ma anche al di là dell'ANCI, insomma, perché è bene che su questo si analizzino le realtà, perché è vero quello che dice il sindaco di Milano, nel territorio ci sono i comuni, ma attenzione, le ondate, diciamo, dobbiamo stare attenti che da un lato abbiamo una sensibilità condivisa, le punte di eccellenza mi vanno bene, ma devo combattere anche le punte di possibile degrado, e quindi per questo io preferisco una linea. Allora, tutta la critica che è partita sul decreto è: voi avete tolto ai comuni la libertà di decisione. Se troviamo il punto d'incontro, perché dovremmo non condividere insieme un percorso, no? Ma se non lo troviamo è un bel problema, sapete, perché il risultato è che se il comune di Lombardo mi decide una cosa e quello in provincia di Verona, dico a caso, no? Mi decide che lui approfitta e diventa area slot, quello come lo facciamo a regolare? Perché la libertà, perché non è d'accordo? È impossibile. Cosa ci guadagna il comune di Verona a diventare area slot? No, slot. Cosa ci guadagna? Provi a pensare cosa ci guadagna. Ma è impossibile. Ma un comune. Vabbè, no, non sto parlando, non sto facendo un trattato sul concetto di comune, sto parlando della realtà. Sì, siamo in Italia e siamo di fronte ad una situazione molto variegata che dobbiamo tutti insieme controllare. Quindi io penso che la strada migliore sia quella che noi ci sediamo attorno a un tavolo con i comuni, con le rappresentanze in comune, e su questo punto andiamo proprio dritti al cuore, sapendo qual è il punto critico. Io sono abbastanza fiducioso che una soluzione la troviamo se accettiamo i punti di principio. Facciamolo presto, non abbiamo bisogno di aspettare la fine di 2 mesi. Io appena mi hanno chiesto di venire qua, sono venuto qua, ho incontrato tutti quelli che mi chiedono di incontrare. A questo punto razionalizziamo il modo di farlo e iniziamo anche già dai prossimi giorni. Costruiamo un'occasione, si faccia capofila al comune.